Come togliere il fastidio agli avambracci durante la guida. Oggi in questo video parleremo del famoso fenomeno dell'arm pump, illustrando cause e soluzioni così da eliminare definitivamente questo problema guidando anche di più e meglio. Partiamo ovviamente dalle cause, che possono essere riassunte a due fattori molto importanti da prendere in considerazione. Numero 1, quella che incide maggiormente è la contrazione isometrica. Devi sapere che il muscolo si può contrarre in svariati modi. Uno di questi è la contrazione isometrica, che si ha quando appunto il muscolo aumenta la sua tensione, cioè si contrae ma rimane della stessa lunghezza. Per fare un esempio, se io inizio a stringere questo pennarello con la mia mano, come puoi vedere i muscoli rimangono della stessa lunghezza, non si muovono, però io sto contraendo. Molto diverso dalle contrazioni dinamiche, dove io invece vado a contrarre e a rilassare i miei muscoli, come quando stringo e allento una pallina. Questa tipologia di contrazione però non può essere protratta per troppo tempo. Infatti già dopo 30 secondi abbiamo subito i primi effetti negativi, non soltanto appunto a livello muscolare, ma proprio anche a livello di prestazione. Tra le conseguenze negative abbiamo l'aumento della pressione del microcircolo a livello locale, quindi nella zona interessata, accumulo dei metaboliti prodotti dalla contrazione, uno di questi molto importante è per esempio l'acido lattico, che rimane quindi fermo in questa zona senza circolare. Aumento inoltre della pressione arteriosa, che poi fa aumentare di conseguenza anche la frequenza cardiaca. Quindi in poche parole c'è un vero e proprio congestionamento a livello locale che porta poi a quella sensazione proprio di indurimento. Numero 2, un mancato allenamento, quindi un deficit effettivo di forza delle strutture muscolari, che generano appunto indolenzimento e indurimento e quindi anche incapacità poi a protrarre l'attività fisica per tanto tempo e di conseguenza una guida poco efficace e poco efficiente. Prima di continuare, visto che parliamo di forza, ti voglio presentare il mio nuovo ebook La forza nel motocross, tutti i segreti dalla A alla Z, un manuale completo di tutte le cose da sapere per sviluppare questa capacità, migliorando i tuoi piazzamenti in pista e la tua condizione atletica, apprendendo tutte le nozioni utili a programmare non soltanto la seduta, non soltanto la settimana, ma l'intera stagione. Ti mostrerò poi le diverse tipologie di forza, quali sono più utili nel motocross, come e quando allenarle, ma poi anche gli esercizi migliori, gli attrezzi che dovresti utilizzare, molto molto altro. Scopri tutti i segreti e i dettagli nel link che ti ho messo in descrizione. Mi raccomando, vallo a vedere perché è una bomba. Dimenticavo, per i primi 36 ci sarà uno sconto riservato, dopodiché poi il prezzo aumenterà. Vediamo adesso la prima soluzione, che è legata alla contrazione isometrica. Ciò che dovresti fare adesso è cercare più possibile di interrompere la durata della contrazione isometrica. Abbiamo detto che già dopo 30 secondi si iniziano ad avvertire le prime conseguenze negative, quindi il trucco è più possibile trovare dei punti della pista, della guida, in cui puoi andare a rilassare questa muscolatura. In questo modo avrai momenti in cui la tensione sarà allentata, tutti i metaboliti potranno essere portati via dalla circolazione, si riabbasserà la pressione a livello sia locale che generale e di conseguenza potrà aumentare la qualità e la quantità della tua guida. Il mio consiglio inoltre è quello di farsi aiutare da un tecnico di guida, così che ti insegni lui quali sono i momenti migliori per andare a rilassare, quali invece i migliori per andare a contrarre. Anche poi il discorso della respirazione gioca un ruolo importante, ma magari lo affronteremo meglio in un video successivo. Soluzione numero 2 invece è l'allenamento in moto, cioè oltre a capire quando contrarre, soprattutto quando rilassare, è molto importante aumentare anche il numero di ore in cui tu stai sulla moto. Questo perché andiamo a sviluppare un tipo di forza, come spiego anche nel libro, di tipo specifico, andando a sviluppare direttamente i muscoli interessati con la stessa tipologia di contrazione. Infatti quello che ho notato io è che con il 90% dei piloti è quasi controproducente andare a rinforzare in modo aspecifico, quindi in modo generale, a secco, tutta questa muscolatura. Il risultato è che uno, non ho dei miglioramenti diretti poi in moto, e due, vado a faticare dei muscoli che già di per sé non sono molto adatti a sopportare grossi pesi, con la conseguenza quindi di un affaticamento e di un peggioramento proprio della guida quando andiamo magari il weekend a provare la pista. Quindi a secco non vanno allenati, assolutamente vanno allenati, e tra poco ti dirò come nel punto numero 4. Adesso passiamo alla soluzione numero 3, che invece è il riscaldamento. Si sa, è molto importante portare a temperatura le strutture che poi interverranno nella prestazione, quindi in questo caso molto importante sono quelle delle dita, del polso, dell'avambraccio e della spalla, ma altrettanto importante è anche dare mobilità a queste strutture, per cui andare a fare esercizi di mobilità articolare a dita, polso, avambraccio e spalla. Questo perché la contrazione isometrica, come ho detto anche in un precedente video parlando proprio di flessibilità
nel motocross porta a una maggiore retrazione muscolare, cioè i muscoli vanno a perdere la loro elasticità. Il motivo è molto semplice, che essendoci sì contrazione ma statica, limitiamo appunto quei gradi di flessibilità che avrebbe il muscolo facendo una contrazione che si dice concentrica e eccentrica, dove cioè io vado ad accorciare al massimo ed allungare al massimo. Quindi assolutamente consigliato lo stretching, anche se non è argomento di questo video, da fare sicuramente dopo la gara o l'allenamento, ma prima sia della gara che dell'allenamento fare continuamente esercizi di mobilità articolare, che poi non sono altro che esercizi di allungamento ma dinamici. Arriviamo quindi alla soluzione numero 4, che è il potenziamento di questi muscoli in modo indiretto. Che cosa vuol dire indiretto? Vuol dire che io vado a lavorare prevalentemente su tutt'altri muscoli, però in un certo qual modo li vado comunque sia a coinvolgere. Per esempio, io posso fare dei piegamenti sulle braccia con le mani appoggiate a terra nel modo classico, oppure posso fare gli stessi piegamenti ma stringendo delle maniglie. In entrambi gli esercizi andiamo comunque sia a rinforzare i muscoli di spinta dell'alto superiore, ma nel secondo caso andiamo contemporaneamente anche a sviluppare quei muscoli con la stessa contrazione di quando guidiamo con la moto, per cui tutti i muscoli delle dita che devono stringere le maniglie, ma anche di polso e avambraccio. È chiaro, sono dei piccoli dettagli, delle piccole sfumature che però poi nel tempo fanno tutta la differenza. Ho fatto l'esempio dei piegamenti e l'utilizzo delle maniglie, ma anche molto utili possono essere l'utilizzo delle kettlebell, l'utilizzo dei manubri, anche la flexibar è molto potente per lo sviluppo proprio di questa muscolatura. Oltre a questo, ricordati che il nostro corpo non si muove a compartimenti stagni, ma è tutto collegato. Infatti parliamo appunto di catene muscolari e non di muscoli singoli. Anche di questo ne parlo in modo molto dettagliato nel mio libro, ma anche in video precedenti, ti metto il link qua sopra. Bene, io spero di esserti stato utile, perché quello di oggi è uno degli argomenti più dibattuti nel mondo del motocross, quindi se hai domande o dubbi scrivimi nei commenti e ci vediamo alla prossima.